Però vorrei, dato che ci sono stato, segnalarvi questo fenomeno. Oggi i principali politici si sono trasformati in opinionisti televisivi. Io non c'ho nulla contro, io faccio opinione televisiva, ma io mica vengo pagato dallo Stato o dal Parlamento della Repubblica, campo con il mio lavoro, eh. Se vendo un libro me ne fanno scrivere un altro, se quel libro non vende smetto di scrivere libri, quindi io mi campo da vivere e vivo con il mio lavoro. Però i principali politici si sono trasformati appunto in opinionisti, non avendo più il coraggio di prendere decisioni politiche su grandi questioni, guerre, tecnocrazia, politica internazionale, cose che oggi toccano la nostra vita. Anche alcuni dei 5 Stelle? C'è tutti! Tutti! Cosa succede? Che appunto si trasformi in opinionisti, e lo si vede da che cosa? Dalle diatribe politiche riportate poi anche da mezzi di informazione su il sesso della pugile algerina, la cerimonia di apertura delle Olimpiadi, gli ospiti al Festival di Sanremo. Quante volte abbiamo ascoltato ministri della Repubblica, non semplici parlamentari, prendere parola e commentare, ma quella cerimonia sì, la Meloni che va a parlare con il numero uno del CONI dopo appunto la polemica sulla pugile algerina, Salvini che ogni giorno non sa che cosa dire e pubblica notizie su Tizio Caio, il programma televisivo, il Grande Fratello. Questo è l'esempio di quello che è diventato la politica. Dunque, quando mi viene detto, ma nei palazzi si è più incisivi, per me oggi l'unico modo per cambiare questo sistema, che è un sistema ingiusto, che sta portando alla povertà non solo nel sud del mondo, anzi, dove non sono minimamente più il terzo mondo sta cambiando, ma questa società dove c'è gente oggi con enormi difficoltà economiche, e lo si vede anche nelle vacanze, 3-4 anni fa 2 settimane di ferie, poi 10 giorni, oggi una settimana, il costo della vita, la problematica appunto a curarsi che ci stanno, che abbiamo tutti quanti, scusami un attimo. Qual è appunto il tema appunto? È che io credo che l'unico modo per cambiare quel sistema sia innanzitutto costruire una massa critica al di fuori delle istituzioni potente, che sappia conoscere il proprio potere enorme, perché la pubblica opinione è tutto, e grazie a questo potere fare una serie di azioni. Io non credo che democrazia significhi soltanto votare una volta ogni 5 anni e delegare al parlamentare della Repubblica, spesso e volentieri nominato nelle segrete stanze anche in virtù di questa legge elettorale, ti delego, mi devi risolvere i problemi. Non ci ho mai creduto. Io lasciai il Movimento 5 Stelle con il governo Draghi, ma decisi di non ricandidarmi con il Movimento 5 Stelle al 30%. E quello che dico oggi, ovvero che è un dovere fare politica al di fuori e fare controinformazione, è quello che io pensavo nel 2018. Certo, cose, ma infatti io, non, come io dico che giustamente tu fai la giornalista, e chi lo nega? Ma io mica, ma che io devo essere costretto a ritornare alle istituzioni per fare delle battaglie che riesco a fare anche al di fuori? Una cosa, certo. Escludi che questa associazione che tu hai creato, Schierarsi, no? Possa diventare un movimento politico? Assolutamente no, non lo escludo minimamente. Zero. Magari dipenderà, sai che da Monica, pure dal supporto. Oggi siamo 6-7 mila iscritti e facciamo determinate decisioni. Io poi, come sapete, non ho proprio la nostalgia dei palazzi. A me stare qui in piazza, starei 7 ore qui a parlare con tutti voi, eccetera, è il mio carattere. Dentro il palazzo io ci sono stato 5 anni, mi sentivo alle volte anche un po' un pesce fuor d'acqua, non vedevo l'ora alle volte di andare, sapete, magari c'è qualcuno anche attivista del movimento, andavo sempre tutti i fine settimana in giro, era il mio modo anche, come dire, di salvaguardarmi all'interno di quel palazzo, che è un palazzo costruito per farti staccare dalla realtà. Dunque, io non ho mai avuto nostalgia. Poi, qualora questa associazione dovesse crescere tanto, da qui a qualche anno, avere non 5.000 iscritti... Ha già i numeri, certo, 30.000... ma io non farei mai qualcosa per prendere il 3-4% e tentare lì di Piazza Tizio, che mi chiamo Calenda, cioè, francamente. C'ho un'altra idea, o Renzi, che hai visto come adesso... Ti posso fare una domanda? Però una cosa solo sull'informazione, sì. Prima hai detto il tempo. Io ho letto su quest'articolo che di questa riunione segreta tra me e Beppe, io stavo in Spagna a fare un discorso, dato su Gaza, che ho pubblicato io su tutti i miei canali, è incredibile. Ma quella parlamentare? Certo, cioè vedete come questa roba però, che i giornalisti... I camerieri hanno testimoniato. Dove? No, c'erano, che la fonte erano i camerieri. No, adesso era una battuta. No, è vero però, c'era... Questa era come Guzzanti che diceva, sono buoni tutti, a me piaceva la scritta, non c'era visto
i camerieri, che ne so. Era Spagna, sarà un socio. Forse i camerieri. Però una cosa te la voglio chiedere: Beppe Grillo l'hai incontrato? Sei stato a Novi Ligure? No, no, a Riva Ligure. A Riva Ligure, scusami. No, no, l'hanno sempre scritto che ero andato in Liguria perché c'era Beppe. Tra l'altro, Beppe sta dall'altra parte. Liguria è una regione piuttosto grande. No, non l'ho incontrato. Io Beppe non lo vedo da tanti anni. L'ha sentito il telefono? No, non l'ho sentito il telefono. Puoi credermi o meno? No, no, ci credo, io ci credo, insomma, se scrivi io Beppe, un testo sulle menzioni, contro le menzioni, dici la verità. Allora, io sono tanto grato a Beppe e anche una arrabbiatura enorme che ho avuto e che ho espresso a lui sia privatamente che pubblicamente all'epoca del governo Draghi, il tempo, come dire, lenisce determinate cose. Quindi è evidente che io oggi penso a tutto quello che ho anche grazie a alle mie capacità e all'essermi guadagnato, come dire, aver sfruttato determinate opportunità che Beppe e Gianroberto mi hanno dato. Perché a me Beppe e Gianroberto mi hanno dato delle opportunità e non lo dimenticherò mai. Perché Beppe con la politica, credetemi, non ci si è minimamente arricchito. Se avesse continuato a fare soltanto il comico e ha creato il movimento insieme a Gianroberto, credetemi, per puro amore per questo paese, oggi sarebbe, non miliardario, di più, invitato in tutte le televisioni del mondo. Ha creato il movimento solo per spirito di sacrificio. Io questo non me lo dimentico, perché il valore della gratitudine per me è un valore importante. Viceversa, non mi dimentico politicamente il governo Draghi e tutti quelli che hanno fatto quel governo Draghi, non soltanto Beppe, e ho preso delle strade diverse, punto, e non lo sento e non lo vedo da allora. Poi sono stato recentemente, un anno e mezzo fa, al suo spettacolo, un bello spettacolo, perché Beppe è anche un grande artista. Però per me oggi quello che conta è fare politica attraverso l'associazione, schierarsi con migliaia di persone che si stanno impegnando. Abbiamo raccolto 80.000 firme, ignorati dal sistema mediatico informativo italiano, ignorati, per il riconoscimento dello Stato di Palestina. E per me quello conta, perché quello che oggi mi dà soddisfazione. Per me il Movimento 5 Stelle è oggi, per come la vivono, una bellissima esperienza.